La stretta sugli autovelox è legge. Obiettivo: disciplinarne l'uso e la collocazione per essere utilizzati solo come strumenti di sicurezza. Stop dunque alle migliaia di autovelox trappola e all'autonomia con cui i comuni ne hanno disposto l'installazione. L'autorizzazione che deve essere chiesta dal comune ai prefetti, la segnaletica e i limiti di velocità sono tre delle principali novità del decreto voluto dal vice premier e ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini. Autovelox solo ben visibili con la nuova norma. Addio ai temuti occhi elettronici che spuntano a sorpresa dietro una curva o sulle strade di città dove il limite è inferiore a 50 km orari. Sulle strade extraurbane i dispositivi saranno utilizzati per una riduzione della velocità non superiore ai 20 km orari rispetto al limite ordinario. Se il limite è di 110 km orari, il dispositivo può essere utilizzato, ad esempio, solo per una riduzione della velocità a 90 km all'ora, ma non inferiore. I comuni, che avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi, devono dimostrare le reali esigenze di sicurezza e che la velocità sia la causa di un elevato numero di incidenti. Norme più stringenti anche sui cartelli. La presenza di rilevatori di velocità andrà segnalata almeno un chilometro prima fuori dai centri abitati, 200 metri sulle strade urbane e 75 sulle altre strade. La distanza minima tra due autovelox sarà di 3 km nelle strade extraurbane e di un chilometro in quelle secondarie. Infine, l'utilizzo di dispositivi a bordo di una pattuglia in movimento è consentito solo se c'è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere collocati in postazioni fisse o mobili, comunque visibili. Sarà il nuovo codice della strada, assicura il ministro Salvini, a risolvere entro l'estate il nodo dell'omologazione dei dispositivi sollevato da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Il decreto autovelox entrerà in vigore a giugno.